Nell'affrontare questa situazione inedita, come insegnanti, come scuole, non avevamo certo la sicurezza di attingere appunto a esperienze pregresse, ma abbiamo fatto affidamento ad un punto di forza tipico delle nostre scuole, che è proprio la collegialità. E quindi ci siamo attivati immediatamente con collegi docenti straordinari per individuare insieme le strategie, i percorsi da affrontare per i nostri ragazzi, per offrire la qualità del servizio educativo, formativo e di istruzione. E questo punto di forza, insieme, collegialmente, ci sta sostenendo tuttora. Il monitoraggio di ciò che stiamo portando avanti e gli interventi per migliorare sono sempre individuati e attuati insieme. Diciamo che le direttrici che ci guidano sono innanzitutto il discorso del nessuno escluso. Questo è il criterio che ci ha guidato nell'individuare, per esempio, le piattaforme da selezionare per i nostri ragazzi. Abbiamo pensato alle situazioni che vivono le famiglie e quindi anche alle difficoltà ad avere i dispositivi in casa. Abbiamo perciò scelto delle piattaforme che fossero fruibili anche semplicemente con un cellulare per raggiungere tutti, nessuno escluso. E senz'altro abbiamo dato priorità, centralità alla relazione educativa, in particolare alla prossimità, sì, alla prossimità. Anche se distanti, abbiamo fatto di tutto per essere vicini, vicini nella distanza, con tenacia, oserei dire anche con resilienza, con creatività. Vicini ai nostri ragazzi, vicini affettivamente e vicini cognitivamente, quindi per sostenerli dal punto di vista emotivo e dal punto di vista cognitivo, per aiutarli a leggere e a vivere questa situazione. Il primo passo quindi è stato quello di metterci in ascolto attento, un ascolto, oserei dire, interiore, un ascolto del vissuto, delle emozioni. Abbiamo, come dice Papa Francesco, unito mani, cuori, testa, per essere vicini nella distanza. Un altro aspetto importante è stato la personalizzazione. Mi viene spontaneo fare un esempio, per esempio, per la scuola primaria, che è l'ambito al quale sono più vicina. Oltre alle video lezioni con le quali raggiungiamo i nostri ragazzi, o meglio, oltre a quelle video lezioni dell'orario canonico, le maestre, gli insegnanti si sono attivati per raggiungere i ragazzi proprio là dove sono nel loro percorso. E quindi sono numerose le ore donate, attivate a piccoli gruppi o addirittura certe video lezioni o video incontri individuali proprio per supportare, per potenziare, per recuperare alcuni nodi nel percorso dell'apprendimento. Una personalizzazione che va a curare i particolari. Prima delle video lezioni i ragazzi ricevono nel dettaglio qual è stata la pianificazione e quindi quale materiale dovranno avere vicino per essere più tranquilli, più sereni e anche per valorizzare al massimo l'incontro su piattaforma. L'altro aspetto importante è il patto educativo, l'alleanza con le famiglie. Con la didattica a distanza siamo entrati in punta di piedi,
con molta discrezione, ma siamo entrati nelle case dei nostri ragazzi. E in questo modo, anche se in una situazione così delicata, si è rafforzata l'alleanza con le famiglie. E proprio grazie a questo patto rinnovato, tutti stiamo traendo vantaggio. La comunicazione scuola-famiglia è stata curata, continua ad essere curata. E grazie agli strumenti telematici continuano i colloqui con i genitori, le assemblee di classe, il rapporto con i genitori, con i rappresentanti dei genitori, una rete fondamentale. Un altro aspetto che stiamo curando, la motivazione ad apprendere, è legato a questo l'innovazione della didattica. Ogni giorno i nostri docenti registrano le difficoltà che possono portare a un calo della motivazione, la connessione che va e che viene, la mancanza della presenza fisica dei compagni, l'impossibilità di giocare insieme fisicamente, sono tutti elementi che possono demotivare i nostri ragazzi e qui veramente gli insegnanti con creatività inventano incontri il più possibile coinvolgenti, interessanti, dove i ragazzi sono i protagonisti. L'ultimo aspetto che voglio evidenziare è il progetto educativo. La didattica a distanza non ha fermato l'aspetto carismatico tipico delle nostre scuole. Non abbiamo potuto celebrare la Via Crucis a scuola insieme alle famiglie. Nel mese di maggio, mese mariano, non abbiamo potuto coinvolgere i bambini nell'animazione del rosario. Non ci siamo fermati. Abbiamo inventato strade alternative, luoghi virtuali nei quali incontrarci. Mi viene in mente, per esempio, una scuola che ha creato un blog, La Ricreazione, appunto una scuola salesiana, quindi dove il gioco, la ricreazione è fondamentale. In quello spazio virtualmente i bambini, le famiglie si incontrano e c'è una rubrica proprio specifica anche per l'aspetto pastorale. Adesso i bambini, dall'infanzia fino agli altri gradi, stanno animando per tutti l'approfondimento delle tappe mariane e quindi la preghiera attraverso i loro strumenti belli. Ecco, questo è il nostro impegno, la nostra vicinanza, la nostra presenza. Per il futuro stiamo già disegnando la scuola del futuro. È un disegno in corso, abbiamo attivato diverse task force, diversi tavoli, e quindi è difficile adesso definire questo disegno appena abbozzato. Posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, sempre nel nome del coinvolgimento, e per ridefinire tempi, spazi, la stessa relazione educativa. Salda nei principi, nei criteri, troverà modalità nuove. L'innovazione della didattica, parliamo già di didattica integrata o didattica mista, che raggiungerà comunque i nostri ragazzi. Dovremo certamente metterci in gioco. Un aspetto importantissimo è la formazione, l'autoformazione dei docenti. È un aspetto che ho dimenticato, ma che ci ha accompagnato in questo periodo, nella ricerca, nello sperimentare e che continuerà ad accompagnarci. Abbiamo delle competenze, abbiamo maturato delle competenze, ma si tratta di una bella ricchezza non statica, in divenire, sempre per il bene dei nostri ragazzi, insieme. Certamente, in questa nuova scuola, che vedrà
altri confini, diversi da quelli che abbiamo conosciuto. Al centro sarà il nostro ragazzo, saranno i nostri ragazzi e quindi la tutela della loro crescita, crescita integrale, la tutela della loro sicurezza, la tutela della loro salute. Ecco, questo è il nostro impegno. Abbiamo lanciato anche un bel manifesto nel quale tanti si ritrovano. Vogliamo fare scuola. Come i nostri fondatori, che in situazioni di grosse difficoltà hanno iniziato l'avventura che stiamo vivendo, vogliamo vedere la difficoltà, le difficoltà che ci si stanno presentando come una opportunità per noi, per i ragazzi, per la società alla quale stiamo offrendo un servizio pubblico. Grazie.